vedi che dovresti già cambiare il tuo divano? Comincia ad essere un po' vecchio. Ma veramente, l'ho comprato un anno fa. Non credi che dovresti far cambiare la caldaia? Il termostato non risponde. Guarda, veramente anche il termostato l'hanno cambiato un mese fa. Che strano, c'è dell'acqua, tanta acqua giù nel bagno. Com'è possibile? Sembra provenire dalla doccia. Guarda, veramente è venuto da poco l'idraulico, aveva siliconato tutto, anche la doccia. Scusa cara, potresti chiamare l'antennista? Non vedo più Sky. Ma veramente? L'ho chiamato un anno fa. E poi, scusa caro, ma ci sarebbero ancora da mettere dei battiscopa, nonché delle mattonelle a un anno e mezzo dal rogito onorario. Ti sembra male tutto ciò? Ma dimmi tutto se ti sembra normale questa cosa qui, Hai ragione, guarda, anche in questo caso ho chiamato sia il muratore che il costruttore, ma non vengono, è passato più di un anno. Non c'è niente più da dire, non c'è niente più da fare, qua nessuno sa più lavorare. Non c'è niente più da dire, non c'è niente più da fare, qua nessuno sa più lavorare. Se sbagliassi troppe note, se sbagliassi troppo anch'io, nessun altro acquisterebbe più un biglietto del mio tuo. Il problema è proprio questo, qui nessuno sa più fare un lavoro fatto bene, perlomeno il suo lavoro. Come si chiama questo duo? Musica nuda. Composto da Spinetti e Magoni. Quindi Magoni alla voce e Spinetti all'evidente contrabbasso. Ma come mai allora, come mai? Su una nota testata giornalistica italiana è uscito scritto che tu suoni il sassofono. Sì, sì, storia vera, Ferruccio Spinetti al sassofono. E guarda, come nel campo dell'idraulica, anche in quella del giornalismo non c'è più professionalità. Del resto hanno scritto anche che questo gruppo si chiama Pecro Maconi Quintet. Siamo due. È vero, è vero. Per chi non la sapesse, vado a spiegarvi meglio questa storia. Molti anni fa, tipo 10, visto che è il decennale, 10 anni fa cercavamo noi i nostri concertini, chiamando i locali, facevamo i manifestini, ne andavamo anche a attaccare nelle città. Quindi eravamo in una città di cui non faccio il nome, ma dove un giorno si diedero la mano, Teano. Eravamo a Teano, al Teano Jazz Club. Era una pizzeria, non era un jazz club. Beh, diciamo che era un jazz club. Era una pizzeria dove facevano un po' di jazz. E allora siamo arrivati lì pomeriggio professionali per fare il soundcheck. Il locale era chiuso con la sala cinesca. Però c'era fuori un piccolo manifestino con scritto: questa sera Pegro Maconi Quintet. Eravamo noi. Abbiamo suonato con una cassa mono quella sera. Però vabbè, ci siamo divertiti, no? Sì, poi qualche anno fa su una nota testata giornalistica di cui non faccio il nome, L'Espresso, è uscito scritto che quest'estate c'era in tour questo duo molto carino che si chiama Musica Viva. Per non parlare di tante volte che ci hanno chiamato Voce Nuda, E qualche anno fa, sempre in una nota città di cui non posso fare il nome, Brescia, tutta la città era tappezzata di manifesti. Stasera un concerto di musica nuda con Petra alla voce e Magoni al contrabbasso. Non c'è niente più da fare qua, nessuno sa più lavorare. Non c'è niente più da dire, non c'è niente più da fare qua, nessuno sa più lavorare. Se sbagliassi troppe note, se sbagliassi troppo anch'io, nessun altro acquisterebbe più un biglietto da tuo. Il problema è proprio questo, qui nessuno sa più fare un lavoro fatto bene o perlomeno il suo lavoro. Poi non so perché tante volte sbagliano il tuo cognome e il tuo nome. Ti hanno chiamato Andrea, Augusto, Federico, ma soprattutto ti chiamano spesso Spinelli. Come mai? E che ne so, forse c'è un giornalista che si chiama così. Buongiorno, sono Giovanna Angela del servizio clienti Snork Telefonia. In cosa posso essere utile? Guardi, sono 15 giorni che cerco di parlare con un operatore, ma risponde sempre una voce automatica che dice: se sei nostro cliente, premi il tasto 1. Se non sei nostro cliente e ti vuoi modificare geneticamente, premi il tasto 2. Insomma, io vorrei provare a parlare con un umano, non è più possibile. Non è più possibile. Scusa caro, quindi alla fine hai comprato le mollette? Sì, ho comprato sia le mollette che le mozzarelle, ma anche in quel campo non c'è più professionalità. C'è solo un amico che le fa ancora bene, a Caserta Nord.